Sposami. Dal 16 al 24 gennaio alle Ciminiere di Catania, Sposami, il più grande salone nazionale del matrimonio. 200 stand, eventi, premi e spettacolari sfilate per lo sposo e la sposa. Sposami, dal 16 al 24 gennaio, dal lunedì al venerdì 16-21, sabato e domenica 10-22. Sposami, alle Ciminiere di Catania. È un'organizzazione Expo, sposamiexpo.it. Ben ritrovati con la nostra informazione. La Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo su alcune morti sospette avvenute negli ultimi 6 mesi nella divisione di chirurgia dell'ospedale civile. All'esame della magistratura il caso di 6 pazienti morti in circostanze da verificare. In collegamento da Ragusa News, Giuseppe Savà. 14 morti sospette in appena 6 mesi, un record quello raggiunto dall'ospedale civile di Ragusa e dal suo reparto di chirurgia, su cui ora indagano sia l'ASP che la Procura della Repubblica. I casi sono diventati oggetto di un'inchiesta del procuratore Carmelo Petralia, almeno 6 le morti sospette, mentre 14 i casi su cui indaga l'ASP. Si tratta di malasanità, di ipotesi di reato e di omicidio colposo. Intanto il primario del reparto di chirurgia si è messo in malattia. Beni mobili e immobili e società per un valore complessivo di 5 milioni di euro sono stati sequestrati dalla polizia ad Alessandro Viglianisi, 40 anni, che avrebbe gestito un traffico illecito di metalli rubati. È attraverso un'attività di intelligence portata avanti dalla sezione anticrimine che la polizia di Catania ha scoperto un business di rame rubato. 40 sono le tonnellate di oro rosso sequestrate. Nel mirino degli investigatori sono finiti gli affari di una società catanese, la Eurometalli, che negli anni avrebbe accumulato illecitamente un patrimonio da circa 5 milioni di euro. Oltre all'azienda sono stati sequestrati un salone di bellezza, un distributore di carburante e un autonoleggio. Tutti i beni sono riconducibili ad Alessandro Viglianisi e alla sua famiglia, vicina al clan catanese dei Cursoti. Tutta la famiglia annovera numerosi precedenti di polizia e dalle vicissitudini giudiziarie che li hanno riguardati a far data dal 2007, riteniamo di sì, anche alla luce di legami parentali che legano l'odierno proposto con un noto esponente del clan dei Cursoti che poi è divenuto collaboratore di giustizia. Mi riferisco a Filippo Lopuzzo, noto killer di Cosa Nostra degli anni passati. Se per la criminalità organizzata l'oro rosso genera profitto, all'Enel procura certamente un danno economico ma anche di immagine, mentre per i cittadini sono solo disagi. Sentiamo Giovanni Simone, responsabile dell'Enel di Catania. In particolare per Enel Distribuzione abbiamo sia il danno economico, sia il danno d'immagine, sia il danno dovuto all'interruzione del servizio elettrico per tutti i clienti che vengono alimentati dai conduttori che sono stati trafugati. Purtroppo c'è anche un danno d'immagine perché per i nostri clienti non è immediatamente possibile venire a conoscenza del motivo dell'interruzione del servizio elettrico. Non si tratta di un guasto come tutti gli altri, ma si tratta di molto spesso interi chilometri di impianti che vengono asportati e che quindi necessitano di una riprogettazione e ricostruzione ex novo da parte nostra. E a Librino sequestrato un ingente quantitativo di droghe. Rischia di non fare più notizie la scoperta del sequestro di un carico di marijuana. La polizia di Catania in viale San Teodoro a Librino ha ritrovato complessivamente più di 8 kg di erba che avrebbero fruttato circa 80.000 euro. Sul terrazzo di un condominio è stato scoperto un borsone, forse lanciato dai piani sovrastanti, in cui c'erano oltre 7 kg di marijuana. L'altra droga, 369 dosi d'erba, è stata individuata sotto una rampa d'accesso per disabili ed era coperta da materiale di risulta e spazzatura. Nello stesso vano, ma in un'altra busta, una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola a brasa e con varie cartucce. All'operazione hanno partecipato le unità cinofili e i vigili del fuoco.
Le risorse comunitarie del piano operativo regionale 2007-2013 potrebbero non essere spese completamente. La Sicilia rischia di perdere almeno 300 milioni di euro nonostante la proroga a fine marzo dei termini per la rendicontazione scaduti il 31 dicembre, ma prorogati in virtù di una serie di richieste degli enti locali. Ci dice più Maglio Viola in collegamento con Blog Sicilia Palermo. La Sicilia rischia ancora una volta di perdere i fondi comunitari, nonostante sia slittata a marzo la rendicontazione che doveva essere chiusa entro il 31 di dicembre. Un importo che sta fra 300 e 800 milioni di euro. La cifra minima, 300 milioni, è quella che considera a rischio la stessa regione siciliana in base al rapporto presentato dal dirigente generale della programmazione Vincenzo Falgres alla commissione dell'AS ieri. Ma secondo Forza Italia questo importo sarebbe sbagliato e che si potrebbe arrivare fino a 800 milioni. Milioni di euro. Traffico in tilt sulla circonvallazione di Catania e forti rallentamenti anche sulla tangenziale questa mattina per un tamponamento fra due auto all'altezza della rotonda del nuovo ospedale Garibaldi. I rilievi sono stati condotti dai vigili urbani mentre la polizia stradale ha presidiato gli imbocchi della tangenziale. Il tamponamento è avvenuto sul cavalcavia che allaccia l'asse dei servizi al quartiere catanese di Montepò. Fervono i preparativi della festa di Sant'Agata, il programma è già iniziato lo scorso 3 gennaio, anche quest'anno il calendario è ricco di iniziative all'insegna di manifestazioni culturali, sociali e sportive. Catania si prepara ai festeggiamenti in onore della patrona Sant'Agata. Anche quest'anno il calendario, che si concluderà il 12 febbraio, è ricco di appuntamenti all'insegna della fede, del folklore e di manifestazioni culturali, sociali e sportive. Già il prossimo 17 gennaio nella parrocchia di Sant'Agata al Borgo sarà esposto il velo della martire e a breve vedremo circolare le candelore. Tra le manifestazioni culturali, sociali e sportive spiccano la mostra Agata Arte e Devozione nel Museo Diocesano, la mostra fotografica Omaggio a Sant'Agata percorso per immagini nel cortile Palazzo Platamone, le esibizioni musicali nel Palazzo degli Elefanti a cura del Teatro Massimo Bellini e dell'Istituto Musicale e la presentazione il 23 gennaio nella Basilica Collegiata di un fumetto su Sant'Agata e del volume Barocco in processione. Ma è dal 3 febbraio che i festeggiamenti entreranno nel vivo. Ormai è questione di giorni e Catania aspetta con trepidazione. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale, grazie per essere stati con noi, vi ricordiamo di seguirci attraverso i nostri giornali online di riferimento, alla prossima. Il canone RAI potrà essere pagato con la bolletta dell'Enel, però coloro i quali sono attaccati ad un altro contatore potranno solo vedere Marzullo e Porta a Porta. Conviene pagare. Sposami. Dal 16 al 24 gennaio alle Ciminiere di Catania, Sposami, il più grande salone nazionale del matrimonio. 200 stand, eventi, premi e spettacolari sfilate per lo sposo e la sposa. Sposami, dal 16 al 24 gennaio, dal lunedì al venerdì 16-21, sabato e domenica 10-22. Sposami, alle Ciminiere di Catania. È un'organizzazione Expo, sposamiexpo.it.